Buonasera a tutte e a tutti, benvenute e benvenuti al webinar del giovedì del progetto Acqua e Territorio di fronte al cambiamento climatico. Il progetto, come ormai molti di voi sapranno, è stato finanziato con bando regionale sulle politiche giovanili, partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica dei territori e prevede diversi moduli di formazione per giovani amministratori. Giovani amministratori, inteso come giovani di età, quindi sotto i 35 anni, e giovani di carica, quindi nuovi eletti. Naturalmente la modalità del webinar, che ci è stata, imposta dalle condizioni sanitarie attuali, permette però d'altro canto di poter allargare assolutamente gli incontri ad una platea non solo dei giovani amministratori. Quindi con piacere accogliamo negli incontri anche altri amministratori, diciamo non di questa categoria, e altre eventuali persone interessate. Il bando è stato. La partecipazione al bando è stata possibile grazie appunto alla collaborazione di Città Metropolitana, che è capofila di questo progetto con le strutture delle politiche giovanili e delle risorse idriche, dei ANCI Piemonte, che ha supportato in tutto e per tutto e sta supportando tuttora il progetto, ANCI UNCEM, e poi di 7 comuni referenti per i rispettivi contratti di fiume e di lago sul territorio, che sono Avigliana, Rivalta, Lanzo, Piverone, Vigone, Villarpellice e Volvera, che hanno partecipato e collaborato alla diffusione delle informazioni, alla messa a disposizione anche delle loro ore uomo, così come sta succedendo appunto questa sera. Perché questa è la penultima serata degli incontri di questo modulo del webinar, che prevede appunto la partecipazione di 3 di questi comuni capofila che ci racconteranno le loro esperienze nel campo della gestione del rischio idrogeologico. Infatti, il titolo del webinar di questa sera è La parola ai comuni, esperienze di gestione del rischio idrogeologico. Parleranno Sergio Muro, vice sindaco di Rivalta, Francesco D'Onofrio, vice sindaco di Volvera e Lilia Garnier, sindaca di Villarpellice. Ci racconteranno le loro esperienze molto significative su rispettivi progetti rispetto alla gestione del rischio. Ricordo che lo staff è composto, che quindi aiuta e collabora nella realizzazione e nella conduzione del webinar è composto da Lara Graziano di ANCI Piemonte e dalle colleghe Emanuela Sarzotti, Nuna Tognoni, Claudia Rossato di Città Metropolitana di Torino e Risorse Idriche e Enrica Gaggero delle Politiche Giovanili. Quindi ringrazio tutte le colleghe che collaborano per poter gestire il webinar e le domande. E vi ricordo che, come abbiamo detto già un po' di tempo fa, il progetto complessivo finanziato comprende altri moduli, oltre a questi webinar che sono stati realizzati dal mese di aprile a oggi, comprende anche un seminario residenziale di 3 giorni, sempre sulla formazione dei giovani amministratori nella materia ambientale, sempre in collaborazione con tutti i partner. Il seminario è stato spostato, come molti di voi sanno, diverse volte per ragioni contingenti e a questo punto era giusto per avvisare che non ci siamo dimenticati di questo pezzo, ma questo compatibilmente con la situazione verrà riproposto quasi certamente, sperando di riuscire a farlo, a maggio del prossimo anno, che sarà anche il mese in cui dovrebbe terminare, ecco, il progetto. Un altro modulo che invece coinvolgerà non più solo i giovani amministratori, ma soprattutto gli studenti in scienze politiche, quindi parte dei futuri amministratori dei nostri enti, partirà il prossimo semestre all'Università degli Studi di Torino, al corso di laurea appunto in scienze politiche, col professor Dansero, che gestirà insieme a vari docenti esperti nelle materie un approfondimento su questi temi.
Allora, dopo queste indicazioni, lascerei la parola all'Ara Graziano di ANCI Piemonte per le indicazioni operative sulla gestione del webinar e poi facciamo partire le varie relazioni. Grazie. Grazie Gianna, buonasera anche da parte mia. Io appunto vi lascio qualche informazione come di consueto sull'utilizzo della piattaforma. Vi ricordo che avete i microfoni disattivati, ma che potete comunicare con noi utilizzando il box domande. Vi chiediamo di scriverci domande indicando anche il vostro nome, cognome, titolo ed ente di appartenenza, in modo da riuscire a individuarvi più facilmente. Vi invitiamo anche a utilizzare la funzione mano alzata virtuale per prenotarvi, in modo che possiamo poi, appena possibile, abilitarvi il microfono e consentirvi di fare un intervento a voce. Vi ricordo anche che questo incontro è registrato. Come sono stati registrati anche gli altri appuntamenti del giovedì, quindi tutti questi webinar del progetto, e trovate in chat il link al sito di Città Metropolitana di Torino e di ANCI Piemonte, dove potete trovare tutte le registrazioni. Io vi ringrazio per la collaborazione, vi auguro buon ascolto e buona serata e lascio quindi la parola al vice sindaco del comune di Rivalta, Sergio Muro. Perfetto, grazie Lara, grazie a Gianna e un grazie anche al resto dello staff che ci consente di organizzare questo appuntamento. Il mio compito è quello di provare a raccontarvi in pochi minuti il contratto di fiume e del torrente Sangone e il contratto di lago di Avigliana che si sono fusi, diciamo, per un'esperienza di cui vi racconterò nel corso del mio intervento. L'area credo che più o meno la conosciamo un po' tutti, essendo, come dire, della provincia di Torino, il torrente Sangone è un affluente del Po, il lago di Avigliana si trova ad Avigliana. In questa slide trovate una rappresentazione geografica dei luoghi, ma soprattutto trovate il titolo del mio intervento. Ho deciso di iniziare, di chiamare, di nominare il mio intervento Masochisti o Visionari? Questa è la domanda, insomma, che mi sono posto mentre preparavo il mio intervento. Perché masochisti o visionari? Perché bisogna esserlo, o masochisti o follemente visionari, per continuare a sbattere la testa su questo tema e su questi temi. Io ho un'esperienza ormai ultradecennale nell'amministrazione comunale del mio comune, quindi ho visto nascere questo progetto del contratto di fiume del torrente Sangone circa 10 anni fa. E se siamo ancora qua, dopo oltre 10 anni, a parlarne è perché o siamo masochisti, come dire, ci piace sbattere la testa sulle cose su cui non riusciamo che non riusciamo a raggiungere, oppure siamo, come dire, dei visionari, pensiamo che alla fine la spunteremo. Ovviamente noi siamo dei visionari, no? E quindi la spunteremo sicuramente alla fine di questo percorso a realizzare qualcosa di utile e interessante per i nostri cittadini. Ma siamo partiti 10 anni fa, dicevo, e le abbiamo viste passate di tutti in questi oltre 10 anni. Gianna Betta è una delle protagonisti di questa esperienza e quindi più di me le conosce e le ha passate tutte. Abbiamo passato eventi alluvionali, abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo cambi di normative, piani bacini, direttive alluvioni, piani generali della città metropolitana, piani generali, piani regolatori dei comuni, PTCM, PRGA, insomma una serie di sigle dietro le quali ogni volta che venivano approvati si doveva, non dico ricominciare da zero, ma quasi. È intervenuta una nuova legge nel 2018 che ha modificato in maniera significativa anche il sistema di protezione civile nei comuni, e voi capite che proprio la protezione civile è un elemento importante del nostro lavoro. Sono avvenuti cambiamenti istituzionali altrettanto importanti. Uno per tutti è la modifica, diciamo, del nostro assetto istituzionale con il venir meno della provincia e la nascita della città metropolitana, che non è indifferente, non è stato indifferente
rispetto ai processi, alle decisioni, alle scelte anche politiche che stanno dietro ai progetti da portare avanti. Sicuramente questa decisione, che pure in qualche modo facendo politica la mia parte ha approvato, è stato un danno, è stato un freno sicuramente per tantissime attività e non ultima questa. E poi stiamo vivendo, voglio dire, il coronavirus, quest'ultima piccola, no? Scheggia impazzita che sta passando nelle nostre vite, che impatta ovviamente, l'abbiamo visto anche prima con alcuni ritardi rispetto anche a questa nostra attività, sull'attività del contratto di fiume. Ma nonostante queste premesse, e quindi nonostante, come dire, il tempo che è passato, siamo ancora qua, e lo siamo sostanzialmente dal mio punto di vista per tre motivi. Il primo, perché il sangone è sempre lì, non si muove, così non si muove così come non si muove il lago di Avigliana, li vediamo e ci fanno compagnia, come dire, tutti i giorni, con le loro bellezze, con le loro criticità. Perché il sangone, soprattutto il sangone, il lago di Avigliana lo era già, in questi anni è diventato un luogo vivo e vissuto. Chi, soprattutto nella parte, diciamo, più urbana, conosceva il sangone qualche anno fa, qualche anno fa vuol dire qualche decennio fa, 10-15 anni fa, lo ricorda come un luogo avulso dal contesto urbano. Invece oggi è un luogo vivo e vissuto, e questo ovviamente fa sì che l'attenzione anche degli amministratori sul tema e sul fiume sia aumentato. E poi, non ultimo, perché quando piove, soprattutto a noi amministratori che vivono lungo il Sangone, il torrente ci fa paura. Ci fa paura perché, insomma, i rischi alluvionali, il rischio è presente, lo vediamo, i danni ci sono stati, per fortuna moltissimi interventi sono stati fatti in questi ultimi anni e molto è stato, come dire, risolto, ma a monte in particolare, ma anche a valle, ci sono ancora molti elementi di criticità. E su questi tre elementi, quindi, no, sul fatto che il Sangone è diventato molto più urbano, che c'è una cultura, insomma, della protezione civile del rischio più alta, e lo vediamo il torrente insieme a noi, abbiamo lavorato in questi anni e continueremo a farlo. Ho provato a ripercorrerli anche per me questi anni, e possiamo dividere anche il percorso in tre momenti, questi anni, in tre grossi momenti. Il primo periodo è stato quello dell'investimento nella conoscenza, nell'analisi e nello studio. Lo dicevo prima, questa è stata una fase importantissima. Fino all'inizio degli anni 90 era un luogo avulso dal contesto urbano, era un luogo in cui gli imprenditori sciacalli scaricavano di tutto e in cui molte amministrazioni facevano finta di non vedere o non accorgersene. Nel mio territorio il Sangone è sempre stato, fino ai primi anni 90, il luogo in cui c'erano gli orti urbani abusivi. E lì dentro c'era di tutto, non era sicuramente il luogo bello come lo conosciamo oggi. E proprio i primi anni di conoscenza, di analisi, di studio, ha fatto sì che si passasse alla seconda fase. La seconda fase è stata quella dell'investimento nella riqualificazione. Comuni con fondi propri, Gianna Betta sicuramente ricorderà il progetto 33, Corona Verde, anche i fondi del termovalorizzatore sono serviti per rendere il Sangone un luogo urbano, un luogo vivo e un luogo vissuto dalla città. Quindi dopo essercene appropriati, ci siamo anche accorti, come dire, che occorre su di lui costruire un piano intercomunale di emergenza per la protezione civile. E qua, questo è il lavoro sicuramente più importante, qualificante dell'intero percorso, diciamo che potrebbe essere la conclusione di questo lungo cammino che stiamo facendo lungo il torrente, ma anche il più complesso, il più difficile. Le norme sicuramente sono tante, cambiano, le abbiamo parlate prima, ma anche l'eterogeneità delle amministrazioni coinvolte. Passiamo da comuni piccolissimi, Coazze, a comuni medi come possiamo considerare il comune di Rivalta, a comuni ancora più grandi come quelli che stanno a valle. In molti comuni, in particolare nei comuni più piccoli, che sono anche quelli più, come dire, più vulnerabili, mancano professionalità tecniche nelle amministrazioni che studiano e che possono comprendere questi fenomeni, e mancano anche risorse
sovracomunali, importanti per realizzare piani, attuarli, mantenerli e farli vivere. E poi manca, secondo me, questo, insomma, a questo supplisce la città metropolitana, un comune grande, no? Che possa in un qualche modo svolgere la funzione che viene definita quella del comune capofila e che insieme agli altri quindi costruisce trainando il resto del gruppo. Ecco, il nostro contesto non ha un comune sufficientemente strutturato professionalmente, culturalmente, anche politicamente, in grado di trainare il resto del gruppo. Lo sta facendo la città metropolitana ormai da anni e questo è sicuramente un bene per noi. Questo è quello che abbiamo fatto fino adesso. Credo, adesso non so da dove arrivino i nostri, chi sta assistendo al nostro webinar, ma credo che sia sotto gli occhi di tutti il cambiamento di aspetto del torrente, il lavoro che le amministrazioni hanno fatto, ma anche il lavoro che i cittadini compiono ogni giorno vivendo il torrente e rendendolo vivo. Ma dicevamo che adesso il tema e la cosa più importante è quello della costruzione del piano di protezione civile. Allora qui ci è venuto nuovamente in soccorso la città metropolitana e candidandoci a un bando europeo, che io lo dico per l'esperienza comune di Rivalta, nessun comune, secondo me, delle dimensioni di Rivalta sono in grado di fare autonomamente, è un bando al COTRA italo-francese e si chiama RiskJet. Per me questa è l'ultima spiaggia. San Gone ce ne regala di bellissime in questo periodo e durante tutto l'anno di spiaggette. Questa è un po' l'ultima spiaggia. Dobbiamo sperare che funzioni, che dia i suoi frutti, sia da un punto di vista tecnico, ma su questo non ho dubbi, visto le professionalità che sono messe in campo, ma soprattutto di cultura politica e cultura amministrativa. Occorre cominciare a guardare un po' di più al domani e non all'oggi. Molto spesso nei nostri incontri probabilmente lo faccio anch'io, per cui una critica che faccio anche a me stesso, ci preoccupiamo di quello che succede oggi, della contingenza, mentre invece il nostro obiettivo è anche e soprattutto cercare di superarle guardando e costruendo strumenti utili per il domani. Per cui servono sia strutture, risorse tecniche, ma serve anche un cambio di cultura politica e cultura amministrativa, la stessa che siamo riusciti a fare, secondo me, nel cambiamento di visione del San Gone nei primi anni 90. Ma che cos'è questo RiskJet? Non sta a me raccontarlo in maniera approfondita, anche perché siamo appena partiti su questo progetto, ma come dicevo prima, essendo l'ultima spiaggia, giustamente abbiamo deciso, la città metropolitana ha deciso, di tentare anche un cambiamento radicale di approccio rispetto alla costruzione di altri piani di protezione civile. Il RiskJet si occupa soltanto del rischio alluvionale. Io con un po' di esperienza, appunto, ho ricordi di piani di protezione civile costruiti su cartine, DVG, modelli che girano, spesso da società che sono venute un paio di volte nei nostri territori a vedere come funziona, che cos'è, ma che hanno la presunzione, come dire, dall'alto di Google Earth di conoscere ogni angolo del nostro territorio. Ecco, se un elemento significativo e rivoluzionario in questo senso c'è nel lavoro che stiamo cercando di fare con RiskJet, è proprio invertire questa modalità. Certo, non abbandoniamo le cartine, i modelli matematici, i modelli computer, le DVG, ma scendiamo sul campo, scenderanno i tecnici sul campo per guardare e camminare lungo il torrente e poi lavorare in maniera molto puntuale con i cittadini, con chi abita intorno e vive ormai da anni vicino al San Gone, perché è proprio lì che ci sono, come dire, le esperienze e le conoscenze migliori di quello che c'è. Quindi una partecipazione dei cittadini, di tutti gli stakeholder, questo è evidente, ma mi sembra nel racconto che ci hanno fatto come quello dei cittadini fosse l'elemento
prioritario e centrale di questo progetto, sia in fase di realizzazione del piano e sia poi in fase di divulgazione. Anche qui faccio mea culpa in questa sede qui, anche a ribalta, non siamo stati in grado di spiegarlo, divulgarlo così bene il nostro piano di protezione civile, che pure c'è ovviamente. L'obiettivo invece, una delle mission, perché spesso viene lasciato ai margini dei progetti la parte di comunicazione, come se fosse importante avere il piano, averlo, che risponda a tutti i criteri di legge, e poi residualmente lo comunicheremo mettendolo sul sito internet. Ecco, questa è una cosa che non va fatta, ce ne siamo accorti anche noi, e l'obiettivo di RISGET è proprio quello invece di mettere al centro del progetto proprio la parte di divulgazione. Questo perché in questo modo ovviamente le scelte sono sempre più sono condivise, sono conosciute dalla popolazione, aumenta il senso di proprietà e di legittimità delle scelte, che non sono più soltanto fatte da un tecnico che davanti a un computer decide quali sono gli scenari di criticità. Accresce la legittimità dell'autorità, anche questo è importante in situazioni di rischio, avere le autorità che siano riconosciute e legittimate dalla popolazione, e quindi, come dire, aumenta la probabilità di successo del piano. Questo è quello che il dottor Dutto ci ha raccontato, e gli altri esperti ci hanno raccontato. Questo sarà un progetto che vedrà il coinvolgimento di più attori, certo tecnici, come dicevo, ma anche sociologi e società che si occupano di partecipazione, di sviluppare progettazione partecipata con i cittadini. Questo è quello che ci hanno raccontato. Il tempo ci dirà se avremo finalmente svoltato sia culturalmente che tecnicamente, e chiudo il mio intervento, se la visione che avevamo in mente anni fa, che Gianna Betta immagino avesse in mente più di me anni fa, finalmente si farà azione concreta. Ecco, se alla fine del nostro percorso riusciremo ad avere un piano di protezione civile del torrente Sangone conosciuto, condiviso e legittimato da tutti i soggetti e comuni cittadini che partecipano e che vivono lungo il Sangone, avremo, come dire, secondo me, compiuto la parabola del nostro contratto di fiume iniziato ormai appunto più di 10 anni. Grazie. Grazie Sergio Muro. Io sono anche un po' commossa perché... Esagerata. Perché abbiamo ripercorso veramente le origini. Tu dicevi 10 anni, ma qua stiamo parlando del 2003-2004, quindi... Quindi, siamo tolti un po' di anni tutti e due, via. Sì. No, grazie della relazione, perché è stata veramente chiara e onnicomprensiva di tutti gli aspetti. Appunto, il contratto del Sangone è in assoluto il più vecchio, diciamo, del nostro territorio, il primo in assoluto, e come diceva Sergio Muro, la visione... In realtà non è che nessuno avesse proprio una visione, la visione è stata creata da tutti insieme, andando avanti, provando, sbagliando, sbattendo la testa. Alla fine forse riusciamo a dimostrare che appunto i visionari che erano già in noi molto tempo fa, forse un po' di ragione ce l'avevano. Quindi ed è stato, devo dire, assolutamente grazie ai comuni che alla fine hanno tenuto duro, hanno creduto in questa cosa, perché in contratti di fiume a volte hanno dei momenti anche molto difficili da superare, che sono proprio quelli in cui non ci si occupa di progettazioni, di cose pratiche, ma ancora un attimo delle filosofie quasi del territorio, che però poi sono anche quelle che permettono alla fine di capire dove si vuole andare. Quindi io ringrazio tantissimo il vice sindaco. Vediamo se poi arrivano domande, io le farei se siete d'accordo poi tutte alla fine, a meno che non arrivi già qualcosa nel frattempo.
ma al momento non vedo ancora niente. E passerei la parola invece al vice sindaco di Volvera, Francesco D'Onofrio, che ci fa passare da il più vecchio contratto di fiume, di cui peraltro Volvera fa parte, perché posso dire che appunto alla nascita del contratto di fiume di Volvera, che tutto sommato è collegata assolutamente al bacino del Sangone, grazie al Sangonetto, ma in realtà fa parte di un altro bacino, cioè quello del Chisola, che appunto è recentissimo nella sua nascita, aveva voluto fortemente partecipare comunque al contratto di fiume. E la sua volontà di comune è dimostrata dal fatto che a distanza di molti anni è comunque riuscito a portare avanti anche il contratto di fiume del Chisola, che è nato forse come primo caso sul nostro territorio da una volontà molto locale, nel senso che non è stato portato avanti o non è nato dalla volontà, diciamo, di un ente come la regione, la città metropolitana, ma è proprio nato dalla volontà dei comuni, come adesso vi racconterà il vice sindaco, ed è nato in realtà anche proprio da una necessità concreta, da un problema concreto che poi porterà comunque il territorio a risolverne anche degli altri, così come sul Sangone è successo esattamente l'opposto, ovvero il contratto del Sangone era nato per un problema più di qualità del territorio ed è arrivato adesso a cercare di risolvere il problema del rischio. Quindi questo dimostra come i contratti di fiume possono iniziare un motivo, ma alla fine proseguire cercando di risolvere in modo integrato i vari problemi, che poi alla fine sono gli stessi sui diversi bacini, direi. Quindi lascerei la parola al vice sindaco D'Onofrio e lasciamo poi lo spazio per le domande successivamente. Grazie. Buonasera a tutti. Vorrei poter condividere il mio schermo su cui ho messo una planimetria dove si vede l'ampiezza del bacino del torrente Chisola. Ok. Ti confermo, divisione. È in condivisione. Quindi voi vedete adesso una cartina dove si vede il torrente Chisola con tutti i suoi affluenti, giusto? Ok. Allora, io ho sentito la relazione di Sergio Muro di Rivalta e devo dire che l'idea di Volvera di andare a costituire di provare a far costituire un contratto di fiume del torrente Chisola e suoi affluenti, perché così si chiama il protocollo d'intesa che siamo riusciti a sottoscrivere, è nata proprio dal vedere le operatività di quei masochisti e visionari del Sangone, no? E condivido assolutamente questo tipo di definizione, anche perché le positività e le difficoltà riscontrate sul Sangone sono poi le medesime che abbiamo potuto e che stiamo riscontrando noi altri invece ragionando su un territorio differente. Il contratto di fiume del Chisola credo che abbia come territorio un'estensione forse anche più ampia di quello del Sangone, forse adesso che si sono aggregati anche i laghi di Avigliana, no, però come potete vedere su questa slide, il Chisola che si immette nel Po a Moncalieri ha come affluenti diversi torrenti, no, che sono il Sangonetto, il Noce, il Rio Torto e il Lemina, che poi ad un certo punto diventa Oitana, e lungo questi più una rete di canali secondari.
lungo questi torrenti ci sono i territori di ben 21 comuni. Abbiamo dovuto spiegare ad alcuni comuni come mai, non essendo attraversati dal Chisola, comunque sono stati invitati a far parte del contratto di fiume del torrente Chisola. Ma questa mappa lo rende assolutamente evidente. Ciò che avviene sul Sangonetto, sul Noce, sul Rio Torto e sull'Oitana, lungo il percorso del Chisola, chiaramente influisce sul torrente medesimo e l'unione di questi cinque corsi d'acqua ha degli effetti che ben abbiamo conosciuto su Moncalieri, ma non solo, è proprio per il fatto che man mano che il torrente si avvicina al Po, si ingrossa di dimensioni e di portata. E quando ci sono delle criticità, chiaramente ciò che avviene a monte non può che condizionare ciò che succede poi a valle. Detto questo, io frequentavo, diciamo, parecchi anni fa le riunioni del contratto di fiume del Sangone e da lì ho provato a proporre alla mia amministrazione di allora di provare a costituire anche noi altri, tentare di costituire e promuovere un contratto di fiume sul Chisola. Il primo tentativo lo feci, credo, oltre 10 anni fa, aiutato anche dal direttore Ostellino, dell'allora direttore Ostellino del Parco Fluviale del Po, ma fu un tentativo andato a buca perché alla riunione che convocammo parteciparono due o tre comuni, compreso il nostro. Poi però abbiamo subito l'alluvione di novembre 2016 e certamente quell'alluvione lì è stata molto pesante per Moncalieri, tantissimo per Volvera, perché a Volvera avviene la confluenza del Rio Torto con il torrente Chisola e come vedete dalla mappa a Volvera arriva l'acqua che giunge oltre che dal Chisola, dal Sangonetto, dal Noce e dal Rio Torto. E quindi da noi arriva veramente tanta acqua, praticamente interessando una buona parte del nostro abitato, della parte più vecchia del nostro paese. Per cui si è riproposta, è diventata di nuovo attuale la necessità di provare a fare dei ragionamenti, come si dice adesso, di rete o di area vasta, perché certamente ciò che avviene sul territorio di un comune può essere generato dai comuni, da ciò che avviene sui territori dei comuni a monte. Per cui andare a fare delle politiche, delle scelte, delle azioni condivise non può che essere positivo per tutti i territori che si affacciano lungo i torrenti. Tra l'altro, questa visione qua è una visione che è stata colta già da tempo dalla normativa attuale e in particolare a livello regionale dal piano di tutela delle acque, per cui non abbiamo assolutamente inventato niente, stiamo cercando di dare nel nostro piccolo un'attuazione a ciò che in quello strumento è previsto. Certamente la cosa che vediamo prima è quando andiamo in difficoltà per via degli eventi atmosferici, ma lungo i fiumi c'è anche una vita ed è una vita di carattere ambientale che se valorizzata aumenta la fruizione del territorio. Che se valorizzate possono anche far conoscere le attività che lungo gli ambienti fluviali sono presenti. Per cui la visione del contratto di fiume non è soltanto quella di una messa in sicurezza del territorio e di gestione dei rischi delle alluvioni,
ma è anche quella della valorizzazione di un territorio nelle sue varie declinazioni. Quindi successivamente all'alluvione del novembre 2016 siamo ripartiti col cercare di promuovere a tutti questi comuni qua, 21, di vedere se si riusciva a trovare un accordo per cominciare a mettere le basi e lavorare per arrivare a fare questo contratto di fiume. E quindi dopo tutta una serie di incontri, questa volta scusate il bisticcio, bruciati dall'alluvione, no? I comuni si sono resi disponibili, hanno condiviso un reciproco interesse che ha portato al 15 giugno del 2018 alla stipula di un protocollo d'intesa firmato da tutti e 21 i comuni, che va a stabilire delle azioni che devono portare poi alla definizione di un vero e proprio contratto di fiume nel rispetto appunto delle normative e del piano di tutela delle acque. Nel protocollo d'intesa sono condivisi gli obiettivi, che sono quelli che ho raccontato prima, sostanzialmente della valorizzazione dei territori, ma anche di andare a fare quelle azioni per cercare di averli e mantenerli in sicurezza. Il protocollo d'intesa definisce quali sono le modalità operative per arrivare a fare questo contratto di fiume, ne individua il comune capofila, che è il nostro comune, il comune di Volvera, con una cabina di regia formata da rappresentanti politici e tecnici di più comuni e con, diciamo, come prima mission, dopo la firma del protocollo d'intesa, è stata individuata quella, a quel punto, di informare gli enti superiori, perché fino a quel momento lì noi non abbiamo assolutamente coinvolto né città metropolitana né Regione Piemonte in quelle che erano, diciamo, le nostre azioni. La motivazione credo che sia semplice. La motivazione era che volevamo proporci in maniera forte di fronte a questi enti superiori, cioè con una massa critica importante, addirittura con la totalità dei territori interessati, per dire: enti superiori, ci siamo, dateci una mano, abbiamo bisogno, è una forte volontà nostra andare, diciamo, in questa direzione. E quindi abbiamo poi incontrato la città metropolitana e in particolare il servizio da cui dipende appunto la dottoressa Betta, con il suo superiore dottor Filippini, la Regione Piemonte, l'ARPA, ai quali enti abbiamo appunto presentato quella che era la nostra iniziativa. Dobbiamo dire che ha delle perplessità iniziali, più che altro sul fatto che forse non si aspettava, insomma, questa nostra iniziativa partita così dal basso. Dobbiamo dire che poi, soprattutto da parte della città metropolitana, è iniziata una bella collaborazione ed un supporto per quello che è, diciamo, possibile in quelle che sono le risorse tecniche e umane della città metropolitana stessa, lungo un percorso che poi è continuato, diciamo, su vari incontri che abbiamo fatto con i comuni, ma non solo, anche con gli enti superiori, ma non solo, anche con alcuni diciamo portatori di interessi, in primis ad esempio i consorzi che gestiscono certe reti irrigue minori. E diciamo che in questi incontri qua si sono ipotizzate delle azioni prioritarie,
e quindi si è individuata prima di tutto la necessità di lavorare su quella che è una rete in termini di protezione civile lungo i fiumi, certo tema che noi sentiamo particolarmente come comuni di pianura. Una delle proposte è quella di andare a potenziare la rete delle centraline di rilevamento pluviometriche, di cui vi dirò qualcosa dopo. Abbiamo presentato e proposto di fruire di un servizio che noi abbiamo come Comune di Volvera, una convenzione col servizio meteo pinerolese, che ci dà delle previsioni di carattere più locale rispetto a quelli che sono i bollettini istituzionali pubblicati dall'ARPA, ed è questo un servizio che noi troviamo molto utile, perché ci fanno una sorta di pre-previsione 4-5 giorni prima degli eventi, e noi ci cominciamo a preparare psicologicamente e man mano affinano poi quello che è la loro previsione man mano che ci si avvicina al giorno dell'evento, ma noi nel frattempo siamo riusciti in qualche modo ad organizzarci prima di tutto mentalmente e poi anche nelle azioni e nei fatti, e noi riteniamo insomma che questo servizio sia un servizio molto utile che abbiamo subito fatto conoscere e proposto agli altri comuni. Per quello che riguarda invece andare a costituire il vero e proprio contratto di fiume, c'è una procedura che è stabilita dalle normative e dal piano di tutela delle acque, che è quella dell'attuazione dei processi partecipativi finalizzati all'attivazione del contratto di fiume. Quindi c'è un'azione per la quale bisogna avvalersi di esperti, di consulenti, che è un'azione che serve a comunicare, a intervistare, a capire quali sono le necessità del territorio, andando a sentire i portatori di interesse, per arrivare poi a confezionare un documento di partenza, su cui poi proseguire le operatività per arrivare al contratto di fiume stesso. E qui è venuto fuori, il primo problema, che è quello dei costi, che in realtà avevamo già previsto che potessero esserci nel tempo dei costi. E qui sono le prime difficoltà, e mi riallaccio un pochettino a masochisti o visionari. Abbiamo fatto diverse riunioni per arrivare finalmente qualche settimana fa ad approvare fra i comuni presenti, nella riunione ultima che abbiamo fatto, una tabella di ripartizione, per la quale, su un esempio di 10.000 euro di spesa, andando a definire, dei parametri legati, ad esempio, alla lunghezza dei torrenti all'interno dei territori, al numero di abitanti, cioè dei parametri combinati che facevano sì che i comuni più piccoli, ma piccoli piccoli, con 100-200 euro di spesa ogni 10.000, partecipavano a questa azione. Comune di Volvera con 800-900 euro su 10.000, Comune di Moncalieri logicamente con un numero un po' più grande perché è una realtà più grossa. Ebbene, abbiamo speso diverse riunioni per arrivare a definire questa tabella qua. Io ho trovato questa cosa un pochettino anacronistica, e questo mi permette così di parlare e relazionare un attimo sulle criticità riscontrate, nel portare avanti queste azioni. I tempi dilatati a causa delle operatività dei comuni, della
del decisionismo dei comuni stessi, alle volte della necessità di dover condividere con i propri colleghi di giunta al momento delle scelte di dell'entità che vi ho raccontato. Poi tutto quanto si è rallentato molto per via del Covid, praticamente nel 2020 siamo riusciti a fare una riunione a febbraio e l'altra l'abbiamo fatta 20 giorni fa e quindi sicuramente questo diciamo, non aiuta nel portare avanti con delle tempistiche accettabili delle azioni che devono essere concrete, no? E poi abbiamo riscontrato da parte di alcuni comuni un approccio troppo campanilistico, cioè la visione di rete, di area vasta e quindi di interesse sovraccomunale nelle azioni che si devono fare col contratto di fiume. È un'azione che ci sembra sottoscritta sulla carta, ma che però poi non si riscontra nei fatti. Riscontriamo anche, pensiamo, che forse una azione di coordinamento un pochettino più diretta da parte degli enti superiori, e questo è un pochettino un appello che io lancio alla città metropolitana, anche un pochettino geloso del fatto che, come ha detto Sergio Muro prima, la città metropolitana sul torrente Sangone è parte attiva, no? Quindi forse il fatto che la città metropolitana possa essere un pochettino più trainante, non dico nelle risorse economiche, ma almeno per quello che è possibile, come personale, possa magari aiutarci a rendere un po' più istituzionale, perché convocati da un ente superiore, queste riunioni, ma anche il prosieguo di tutta questa operazione. E poi, vabbè, il solito problema che sappiamo, che conosciamo e che è reale, per carità, della scarsità di risorse economiche e umane da parte degli enti, perché siamo tutti comuni molto piccoli. Rivalta prima si è definito un comune non grande, no? Ma Volvera è la metà di Rivalta e Volvera lungo in questo bacino del Chisola, praticamente se noi togliamo Moncalieri e Pinerolo che è marginalmente interessato, il comune più grande siamo noi e quindi questa è un'altra difficoltà. Difficoltà dovuta anche al fatto che diciamo la nostra parte tecnica è una parte tecnica che è quella di un comune di quasi 9.000 abitanti, quindi è strutturata più o meno e che sta vivendo in questo momento contingente delle grosse difficoltà perché abbiamo una parte importante del nostro ufficio tecnico che ha pensato bene di cambiare comune. E quindi abbiamo anche questo tipo di problema legato al rimpiazzo di queste figure che per noi erano valide ed efficienti. Per quello che riguarda la gestione del rischio idrogeologico, l'esperienza che posso raccontare è quella della alluvione che c'è stata nel 19 a novembre, che non ha nessun paragone rispetto a quella del 2016, ma che però come amministrazione comunale, essendoci fatta l'esperienza su quella del 2016 ed avendo da lì iniziato a parlare, a discutere, a condividere, a frequentare molte volte gli argomenti di protezione civile e gli altri comuni e gli enti superiori ci ha fatto trovare decisamente più preparati nella gestione appunto dell'alluvione del novembre 2019, anche aiutati dal fatto che sul nostro territorio, sia sul Chisola che sul Rio Torto, abbiamo nel frattempo installato due stazioni di rilevamento pluviometrico e livello dei fiumi su Volvera. Collegate in remoto con diciamo,
diciamo, con il nostro server e dalle quali stazioni noi abbiamo il dato del rilevamento ogni 15 minuti. Oltre a questo dato qua, abbiamo avuto l'aiuto delle previsioni del servizio meteo pinerolese, come vi ho detto prima, i quali prima qualche giorno, con qualche giorno di anticipo e poi man mano avvicinandosi all'evento e anche con più proiezioni durante la giornata, ci hanno dato quelle informazioni necessarie insieme alla consultazione sui siti dei livelli pluviometrici dei comuni a monte di Volvera e quindi in particolare, questa era una cosa che facevo io nel nostro COC, io tenevo d'occhio quanto pioveva a Cumiana per vedere cosa succedeva dal Chisola e quanto pioveva a Pinerolo per vedere cosa succedeva sul Rio Torto e considerando un tempo di percorrenza di quell'acqua che pioveva lassù per arrivare fino a Volvera, unito questo all'incremento che noi avevamo ogni 15 minuti dalle nostre stazioni pluviometriche, siamo riusciti comunque ad avere una accettabile previsione dell'ondata di piena rispetto alla quale noi siamo riusciti a prepararci per tempo andando a fare quelle azioni di messa in sicurezza nei punti critici del nostro paese che nel frattempo avevamo reindividuato ed aggiornato perché abbiamo fatto dal 2016 ad oggi anche la revisione totale del nostro piano di protezione civile e quindi abbiamo avuto più dati e più conoscenza rispetto a quello che avevamo nel 2016 e quindi il combinato disposto di tutta questa roba qua insieme anche, dimenticavo, alla condivisione di alcune attrezzature di protezione civile di proprietà di altri comuni o di altri organismi localizzati lungo il Chisola, cioè quindi una condivisione in rete di queste attrezzature qua, noi siamo riusciti praticamente ad uscire indenni rispetto alla volta prima e soprattutto in chi gestiva questa emergenza, cioè noi e la nostra protezione civile, il nostro COC, a gestirla con una, diciamo, maggiore serenità perché c'era una conoscenza di dati e di informazioni che ci è tornata assolutamente utile. Questo è quello che io voglio, ho voluto riportare sia in questo incontro, ma che ho sempre riportato anche in tutte le riunioni del contratto di fiume e che vorremmo andare a come dire, migliorare e strutturare in maniera definitiva in modo che ciò che si deve fare lo si faccia perché stabilito e acquisito, non perché c'è la sensibilità di qualcuno su determinate cose, ma perché c'è un'organizzazione che sa cosa deve fare nel momento giusto. Io ho finito qua. Ringrazio tutti i partecipanti, ma prima di tutto la città metropolitana per avermi invitato a fare questo intervento e spero che il nostro masochismo e il nostro essere visionari si possano veramente concretizzare nel bene pubblico, perché quando siamo in difficoltà è veramente dura e se ci dotiamo degli strumenti giusti possiamo gestire con serenità le cose. Grazie a tutti. Grazie molte al vice sindaco D'Onofrio, grazie per la carrellata molto completa anche in questo caso. Sì, mi preme particolarmente ribadire un concetto che non è in particolare sulla questione del rischio, ma più in generale sulla partecipazione, diciamo, al superamento del campanilismo di cui si parlava. Che comunque è un problema che non riscontra solo ovviamente Volvera nella gestione del contratto del Chisola, ma che chiaramente abbiamo riscontrato molte volte in tutti i contratti, penso che in qualunque situazione del genere.
penso che però sia proprio la chiave, nel senso che proprio il passaggio, un po' quello che diceva anche il vice sindaco Muro prima, cioè il passaggio dal fare qualcosa ciascuno per sé come comune, magari appunto anche con la difficoltà di immaginare di mettere a disposizione, so, il proprio tempo, le proprie risorse anche per i comuni a fianco, perché poi questo è anche la collaborazione, al invece dedicare anche del tempo e delle risorse a un piano comune, a un progetto comune, è un passaggio culturale molto molto importante, affatto semplice, ma sicuramente molto importante. Ed è sicuramente una delle maggiori difficoltà che si incontrano nella gestione di un contratto di fiume o comunque di un tentativo di mettere in rete i territori. I contratti di fiume funzionano, per quello che abbiamo potuto vedere in tutti questi anni, se i comuni ci credono. Ma non basta a volte un comune che ci crede fortemente. Perché appunto, come si suol dire, tirare la carretta in uno solo rispetto a tanti non è purtroppo sufficiente, quindi è molto importante che anche almeno una parte degli altri comuni comincino a crederci davvero e quindi appunto ad investire. Non sempre si tratta solo di investire soldi, ma la maggior parte delle volte anche solo energia, volontà, tempo o idee, iniziative. Quindi condivido assolutamente questo aspetto un po' complicato, però direi assolutamente che Volvera non deve assolutamente abbattersi dopo tutta quella fatica che ha fatto fino adesso, perché comunque alla fine il raccolto c'è, anche se magari è molto faticoso raggiungerlo. Come ho già detto al vice sindaco, noi siamo poche persone, praticamente quelle che ci sono questa sera in staff, che lavoriamo sui contratti di fiume, ma siamo ovviamente disponibili a dare una mano per tutto quello che possiamo, quindi ben venga. A questo punto io lascerei la parola all'ultima delle tre esperienze che raccontiamo questa sera, ed è quella del comune di Villar Pellice. E parlerà la sindaca Lilia Garnier di un'esperienza davvero, non dico unica, perché so che qualche cosa di similare poi nel frattempo è capitato, ma sicuramente la prima nel nostro territorio ad aver avuto un'esperienza e aver fatto un'esperienza del genere nella gestione del rischio del proprio territorio. Il comune di Villar Pellice fa parte del contratto di fiume del Pellice, che invece è nato attraverso i fondi di due progetti europei al COTRA, che appunto sono terminati ormai da anni, ma che hanno lasciato come eredità appunto il contratto di fiume del Pellice. Lascio la parola a Lilia Garnier se vuole accendere la telecamera. Inviterei anche tutti i partecipanti a fare domande. Se avete anche solo delle curiosità sull'attuazione, su come i comuni che hanno presentato le esperienze abbiano portato avanti alcune esperienze, può essere l'occasione per farle. Poi sicuramente credo che i rispettivi sindaci e vice sindaci siano poi disponibili, immagino, anche in un secondo momento a confrontarsi, ma questo può comunque già essere un primo momento. Grazie Lilia Garnier, lascio la parola. Adesso Mi sentite? sì. Ok, allora buonasera a tutti. A me è stato chiesto di raccontare un'esperienza a seguito di un evento alluvionale che per noi è stato enorme, ma è stato molto molto localizzato. Se andate a scorrere in regione o da qualsiasi parte, l'alluvione del 2008, come posso dire, non è considerata come un grande grande evento, perché in realtà destino, credo, voglia, in pratica ha preso solo l'Alta Val Pellice e in particolare Villar Pellice, ma non solo, una zona del nostro comune.
Ho sentito i colleghi prima, facciamo parte anche noi di un contratto di fiume, i comuni come il mio, quindi montagna, alta montagna, benissimo il contratto di fiume, ne facciamo parte, ma come rischio idrogeologico, noi almeno ormai da molti anni, da decenni e decenni, la storia ci dice che non è tanto il fiume principale, nel nostro caso il Pellice, ma quello che è assolutamente quelli che sono molto molto pericolosi sono i rii laterali che in alcune parti, periodi dell'anno sono in secca addirittura o con pochissima acqua e riescono però a stravolgere il territorio e la vita, ahimè, di alcune o di molte persone in pochissimi minuti, direi. Quindi 2008, fine maggio, alluvione pesante per noi, 4 morti, con delle colate detritiche in questi rii laterali del Pellice assolutamente importanti. Quella che ha causato i 4 morti, stimano, non sta a me, ma stimano che siano scesi su quelle case, sulla strada provinciale, 100.000 metri cubi di materiale. Il giorno dopo, direi, o il giorno dopo no, ma insomma, finito quel momento, Villar Pellice si è trovata in una situazione con delle abitazioni, perché i morti, quelli non si può più far nulla, ahimè, e questo è il vero problema di questi drammatici momenti, ma se parliamo dell'intervento per cui insomma mi è stato chiesto di dire questa sera della delocalizzazione delle abitazioni, il comune si è trovato con alcune abitazioni assolutamente rase al suolo sotto la colata detritica, altre parzialmente o in maniera anche importante danneggiate e alcune altre che poi sono state comunque oggetto di intervento successivo illese, direi, cioè prive di danno in quell'evento lì. La Regione Piemonte, nei primi finanziamenti che ha dato al comune di Villar post-alluvione, era stato concordato di far preparare due studi di bacino proprio su questi due rii minori che sono il Cassarotte e il Rospar, ma i nomi a voi diranno poco. Far fare uno studio di bacino, ripeto, dal CNR. Allora, io ho visto negli anni altri studi di bacino fatti da dei professionisti. Normalmente credo che i comuni li richiedano, almeno da noi è così, quando devi fare un intervento comunque in alveo o su un ponte, insomma, nulla da togliere agli studi che vengono fatti, diciamo così, dagli studi professionali. Gli studi di bacino del CNR sono un'altra cosa, hanno assolutamente un altro costo, più o meno il doppio, direi, dello studio di bacino che normalmente si commissiona a degli ingegneri o insomma degli studi. Tempi molto lunghi, ci hanno messo circa 18 mesi per realizzare questi due documenti e vanno a un grado di approfondimento che non è solo la portata idraulica o dei dati di questo genere, ma a livello storico. A livello anche, diciamo così, di ricerca di vecchie foto, di vecchi movimenti, di tutti i dati, eccetera. Allora, questo è un lavoro importante ed è il primo punto da cui poi, a parer mio, si può pensare, o come è successo a me come sindaco, tanto mi è arrivato sulla scrivania, cioè in qualche modo. Adesso io ne parlo come una cosa scontata, ma vi assicuro che in quegli anni assolutamente per me scontato non era. E sorridiamo oramai a distanza di anni perché non ci siamo neanche resi conto di fare una cosa così, come dire, quasi unica. Cioè, è così. Questi studi che quando ci sono stati consegnati, dopo, ripeto, mesi di lavoro e mesi sempre comunque di interfaccia, sia con noi come amministratore e il geologo tropeano, insomma quelli del CNR, ma anche interfaccia già diretta di questi studiosi con le persone che a fianco di questi rii avevano delle abitazioni, perché diciamo
nei giorni, nei mesi di lavoro si sono incontrati, hanno iniziato a parlarsi, cioè, e questo è, poi vi spiegherò dopo, secondo me è assolutamente fondamentale. Quindi, punto primo di partenza per noi, punto primo purtroppo l'alluvione, ma punto per le delocalizzazioni è che qualcuno, e in questo caso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, quindi un ente deputato a fare questo, scriva, cioè metta comunque, e loro l'hanno fatto con noi, indichi la strada da seguire, ma non solo come rifare una parte, che ne so io, del contenimento del torrente. Qui hanno previsto dei valli enormi che stiamo realizzando, ma che scriva anche per quanto riguarda la sicurezza vera e propria delle abitazioni che erano all'epoca erano ancora in piedi, mettiamola così, a lato di questi rii. Quando abbiamo avuto questo documento, prima di fare il secondo passaggio formale, ci abbiamo messo dei mesi, ma abbiamo sempre continuato a fare quello che è stato citato prima, una forma di democrazia partecipata, non forse con tutto il paese, ma con le persone più direttamente coinvolte, anche perché credo una delle cose più difficili, a parer mio, perlomeno, che mi è successo di dover fare, è andare da una persona che ha investito soldi, ma ha investito anche, passatemi il termine, in qualche modo affetto per comprarsi un'abitazione qui. Ripeto ancora, non so se l'ho detto prima, tutte queste abitazioni, nessuna di loro era una costruzione abusiva, erano state tutte autorizzate negli anni passati. Quindi andare da delle persone che magari, come in alcuni casi, sono venute a insediarsi qui 20 anni prima del 2008, hanno comprato la loro casetta con il loro giardino, ci hanno cresciuto i figli, cioè non è solo, come posso dire, una questione commerciale, ma è una questione proprio di impostazione di vita, di immagine di vita. Io credo che, penso che molti di quelli che mi stanno ascoltando si riconoscano, no? Se magari molta gente, che ne so, investe veramente nell'abitazione in cui sta, la migliora, fa tutta una serie di cose, dall'oggi a domani arriva un sindaco e ti dice: guarda, qui è meglio che radiamo tutto per terra e tu te ne vai. Allora, non è stato assolutamente facile, però grazie proprio, e questo è il secondo fattore fondamentale quando si fanno queste operazioni, è quello di avere il tempo. Perché dal 2008 noi, anche prima sentivo citare l'alluvione del 2016, questa partita era già conclusa, ma abbiamo avuto il tempo per farlo. Quindi il tempo perché il CNR studiasse, abbiamo avuto il tempo per poter comunicare con questi cittadini. Alla fine di questo mio intervento, i colleghi della città metropolitana proietteranno un video proprio di persone che sono state delocalizzate. Le stesse persone all'inizio mi hanno detto: io di lì non me ne vado, fai quello che vuoi, ma io ci ho investito sogni, eccetera, eccetera, io rimango qui. Allora, capite che è proprio un percorso di, come posso dire, di interiorizzazione, direi addirittura, di questo concetto che deve andare avanti, che difficilmente si riesce, almeno secondo me, a realizzare nel giro di un mese. Abbiamo svolto delle riunioni, invece lì, quelle un po' più pubbliche, nel senso coinvolgendo tutti quelli che, non solo con case, ma anche con proprietà ai lati confinanti con questi due rii, dove abbiamo richiesto di nuovo la presenza sia dei geologi del CNR, sia invece già gli studi di professionisti che poi hanno iniziato a progettare i primi interventi di parziale messa in sicurezza, perché se una cosa ho imparato in questi anni è che la totale sicurezza di fronte a un rischio idrogeologico e ancor più da colata detritica credo non esista mai. Quindi abbiamo spiegato, rispiegato con i professionisti insieme a noi, a tutte le persone,
E poi abbiamo portato in giunta questi due studi di bacino e abbiamo preso atto. Da quel momento lì, questo secondo me è il secondo punto fermo. Da quel momento lì noi la scelta l'avevamo ovviamente già fatta prima, ma credo sia follia fermarsi, ecco, perché carichi te stesso come sindaco e come amministrazione di una responsabilità enorme, perché in quel momento lì tu lo sai che queste abitazioni lì sono fortemente a rischio. Andando avanti, quindi nei mesi abbiamo poi trasmesso ufficialmente questi piani di bacino di cui le persone erano già ovviamente a conoscenza. Abbiamo avuto in quegli anni, noi ci rapportavamo con la Regione Piemonte, dei funzionari di quei settori che ci hanno aiutato moltissimo proprio sulle procedure della delocalizzazione, e devo dire anche la parte politica di quegli anni ha compreso insomma alcune necessità. Io ho presente che uno dei vincoli per la delocalizzazione era che le persone riacquistassero un'abitazione, mi pare addirittura nello stesso paese o al massimo nel paese confinante. Ora capirete bene che la persona che sotto quella colata detritica ci ha lasciato il papà, la moglie e una bimba di 4 anni, nel comune di Villar Pellice non c'è proprio più tornato, non avrebbe mai riacquistato una casa qui. Quindi poi l'ha acquistata in più bassa Valpellice, però insomma anche la parte politica di allora è riuscita, come dire, a prestare quelle attenzioni che quando scrivi giustamente una delibera forse non ci pensi. Quindi siamo arrivati a dover veramente decidere, anzi a chiedere in maniera abbastanza formale alle persone le decisioni che avevano prese. C'erano delle possibilità diverse, quindi o acquistare un'altra abitazione o ristrutturare un rudere qualora, ed è successo qui, qualora uno ne avesse la proprietà. Se l'abitazione era la prima casa, il ristoro economico per i costi normalmente che ci sono a Villar degli immobili sotto certi aspetti era anche alto, perché mi pare di ricordare fosse 1318 euro al metro quadro, ma quello che è stato complicato qui è che questo importo era corrisposto solo sulla superficie utile dell'abitazione distrutta o che comunque si sarebbe dovuta distruggere. Quindi no balconi, no terrazzi, no garage, no barbecue, no giardini, insomma, su una realtà forse in centro a Torino con di palazzo, di condominio forse è più semplice, qui è stato un pochino più complicato, ma grazie anche comunque veramente all'aiuto della regione siamo riusciti più o meno a, come dire, a non danneggiare, credo, nessuno, anche a livello economico. Chi aveva in proprietà una seconda casa invece aveva diritto al 50%, mi pare, di ristoro economico, 50% sempre dei metri quadri della casa che sarebbe deciso di delocalizzare. E poi qui abbiamo anche avuto il caso, e anche qui la regione è venuta incontro, di almeno tre famiglie che avevano acquistato lì sì un appartamentino in una casa che è stata rasa completamente al suolo dalla colata, però persone che poi negli anni sono diventate anziane, che non avevano la possibilità economica di mettere la parte mancante per riacquistare qualcosa. E quindi sostanzialmente all'inizio, dalle disposizioni che avevamo, queste persone avevano perso tutto e basta. Poi anno, mese dopo mese, anno dopo anno, incontri dopo incontri, la regione ha comunque riconosciuto loro il 25% del valore delle abitazioni distrutte. Presa la decisione
cioè i proprietari hanno, quando hanno preso la decisione, ovviamente c'è stato di nuovo la necessità di avere tempo, sia per ricercare delle abitazioni, sia poi per i traslochi, proprio cioè, per tutta una serie di azioni, tra virgolette, pratiche che quando uno cambia casa deve comunque fare. Questo ovviamente nei casi in cui i proprietari avevano ancora una casa, cioè non quelli che ovviamente erano state danneggiate molto o rase al suolo. Pian piano sono riusciti a portare avanti tutte queste loro operazioni, si sono individuate le abitazioni che avrebbero acquistato. In questi passaggi, nel passaggio proprio notarile, una complicazione che abbiamo trovato noi è che noi non siamo riusciti a trovare, neanche chiedendole alla Regione Piemonte, delle vecchie delibere in cui in qualche modo copiare o prendere spunto, non ci sono, all'epoca non sono state trovate, ma noi abbiamo dovuto fare, come dire, da garante al posto della regione, ovviamente, e quindi siamo stati presenti a tutti gli atti notarili. Abbiamo poi immaginato e realizzato, ed ha funzionato bene così, due atti notarili quasi in contemporanea, perché le persone che avevano e che hanno lasciato qui la prima casa dovevano in qualche modo cederla al comune prima di fare l'altro atto d'acquisto, perché altrimenti non avrebbero avuto le detrazioni in quanto seconda casa. Cioè, sembrano forse delle banalità, ma quando ti trovi lì in mezzo, diventa, per noi è stato abbastanza complicato. Dopodiché sono riusciti loro principalmente a comprendere il valore. Seppur nel dispiacere, seppur nella rabbia, seppur tutto, però il valore di queste operazioni, che forse sono le uniche che in alcune aree, tipo le nostre, tipo quelle lì indicate, hanno, alla fine forse costano anche meno di non dover ricostruire o ritornare a rifare argini. Dicevo, senza dubbio, queste sono le operazioni forse migliori da realizzare come, diciamo, conseguenza per il futuro, perché togli effettivamente il rischio della presenza antropica in quell'area. C'è anche stato da noi una signora che non ne ha voluto assolutamente sapere, e quindi con lei noi abbiamo stipulato una sorta di contratto, chiamiamolo così, che non è proprio un contratto, ma è comunque una delibera dove vengono ben esposte queste cose, dove sostanzialmente si è scritto tutti i passaggi che vi ho raccontato, la possibilità che è stata data a questa proprietaria di delocalizzare. Lei si è assunta l'onere e quindi ha firmato che qualora lei non ha voluto andare via, quindi sostanzialmente qualora un domani un'alluvione o un evento di quel genere porti dei danni alla sua abitazione, lei non ha più diritto a nessun tipo di ristoro economico. È ovvio che la sicurezza fisica delle persone, essendo sempre in capo al sindaco, non è che non, per questo non è cambiato. La cosa che in qualche modo hanno già detto, citato un po' prima, no? Il collega D'Onofrio, quando parlava di non essere riuscito subito a fare il contratto di fiume, ma a seguito dell'ultima alluvione poi le cose si sono mosse. E sotto certi aspetti è brutto, ma è così. Cioè, noi siamo riusciti in questa operazione perché per noi la botta del 2008 è stata veramente enorme. Cioè, io credo che tutti i cittadini, cioè a parte proprio i piccoli, ma devono essere proprio piccoli, piccoli i nostri residenti, perché altrimenti all'epoca una frana è arrivata solo a scuola elementare, quindi anche loro se lo ricordano. Diciamo che c'è stato un momento di presa coscienza molto pesante, ma collettiva. Quindi questo aiuta molto in queste operazioni, perché io credo che a distanza di
Ormai noi abbiamo chiuso tutto nel 2013, quindi dal 2008 l'alluvione, 2010 lo studio di bacino, gli ultimi atti li abbiamo firmati nel 2013. Sono passati 7 anni, da allora sono passati di più dall'alluvione. Probabilmente una famiglia che si è insediata qui 6-7 anni fa, che non ha vissuto il 2008, forse avrebbe più difficoltà a comprendere. Quindi il fatto che comunque purtroppo la gente debba fare a volte delle brutte esperienze per poi far nascere delle cose buone, credo sia un po' da tutte le parti, ecco, non solo per il contratto di Fiume a Volvera. Quindi io direi che quello che volevo dire, dovrei averlo detto tutto, io ribadisco solo se ci sono dei nuovi amministratori, come dovrebbe essere, che ci stanno ascoltando e che è fondamentale avere la copertura per fare queste operazioni qui, avere sia una copertura politica, perché tu sindaco, tu giunta, tu amministrazione di maggioranza vai a modificare in maniera pesante, se vogliamo, la vita di alcuni tuoi concittadini. Quindi copertura politica e copertura economica. Perché non so fino a quanto la regione, cioè io non mi sono più informata perché insomma abbiamo chiuso la cosa, però avere solo uno studio di bacino che ti dice quelle 3 case dovrebbero essere delocalizzate e non avere la copertura economica per farlo, credo sia una cosa molto pesante a livello di responsabilità. Chiudo così poi potete far partire il video. Ovviamente le case che sono rimaste su Villar sono rimaste in proprietà del comune. Chiaramente sono tutte in area, cioè non esistono più. La regione all'epoca ha dato anche dei contributi, dei finanziamenti per pagare l'abbattimento, il radere al suolo di questi immobili, cosa che abbiamo fatto molto in fretta. Chiaramente ora sono terreni non più edificabili. Non è stata un'esperienza né semplice né facile, eccetera, però ho visto anch'io, ho già visto il video che adesso vedrete anche voi. Sono, come dire, la mia coscienza in questo momento è tranquilla, credo che abbiamo fatto quello che era giusto fare. Grazie. È difficile lasciare la propria casa, ma quando in gioco c'è la propria vita e quella della tua famiglia, non ci pensi due volte. La testimonianza di una famiglia di Villar Pellice. C'era la parola del CNR, praticamente del funzionario, che diceva che si raccomandava la rilocalizzazione delle 2 case in destra del rio Rospart. E quindi qui poi dopo appunto siamo andati un attimino a chiedere spiegazioni ulteriori, perché non è semplice dare un'interpretazione al sindaco, qua, molta disponibilità, ci ha spiegato che grosso modo eravamo sotto una certa, diciamo, legislatura regionale e leggendo questa cosa qua abbiamo visto che comunque in qualche modo la regione veniva incontro. Abbiamo detto qui, è forse una delle poche volte in Italia che il prevenire è meglio che curare. Certo, il lasciare una casa da dove abiti da 25 anni, che è stata una scelta tua, che te la sei ristrutturata come piaceva a te, che te la sei personalizzata in un luogo così ameno come Villar Pellice, perché Villar Pellice col mio vicino ogni tanto consideravo che era una specie di angolo di paradiso, però nel momento in cui succedevano queste cose diventava immediatamente l'opposto, una specie di angolo d'inferno, una cosa dove veramente c'era il terrore. E a questo punto l'unica cosa da fare è fare una decisione, come si dice in diritto, il buon padre di famiglia, bisogna decidere di. E grazie al fatto che comunque ci sono venuti incontro economicamente, eccetera, siamo riusciti comunque a trovare un'altra realtà, tutt'altro, come vedete voi qua, tutta un'altra cosa, e comunque si spera, visto che questo borgo risale ai tempi romanici, che anche qui non ci siano problemi.
mi telefonavano da Bricherasio, da Bibiana, mi dicevano: tu a mezzogiorno devi venire qua, devi lavorare. E io dicevo: forse voi non vi rendete conto, in questo momento qui c'è l'inferno. Dice: ma non è possibile, mi dicevano da Bricherasio, qui è tutto a posto. Dico: potete anche non crederci, io se prendo la mia auto, dico, io non ho il coraggio di prendere la mia auto. E quindi in effetti da lì praticamente a un'ora, per fortuna non ho preso la mia auto, perché da lì a un'ora la strada è stata praticamente distrutta dall'acqua. E quindi in quel momento tu veramente assumi la consapevolezza del pericolo che stai vivendo. E io avevo praticamente tutta la casa, due piani di casa, che mi tremava addosso. Cioè, quello che a volte dici tu, una scossa di terremoto che dura pochi minuti, io l'ho avuta per due ore sulla mia testa. Sembrava che i muri di casa mia mi crollassero addosso, con l'acqua che mi cadeva dal lampadario come un ruscello. E quindi c'è le telefonate, appunto, come prima ha detto mio marito, mi dicevano: vai via, non stare lì. Quindi io ho raccolto nella mia 24 ore i documenti particolari del mio lavoro, li ho messi dentro un sacchetto e sono scappata per il bosco. Nel giro di pochi minuti, ovviamente due o tre minuti per attraversare il costone del bosco che mi separava dal centro del paese, io sono arrivata lì e mi sono ritrovata praticamente come se fossi uscito da una doccia. Ero totalmente marcia di acqua, con tutta la roba bagnata, e intorno a me avevo bambini che piangevano, perché quel mattino sono usciti dalla scuola elementare, e le lingue di fango che ci circondavano. E questo discorso che sto riferendo a voi, noi due ce lo siamo fatti quest'inverno più volte. Perché quando la sera, quando siamo a letto nella notte, sentiamo piovere anche in modo un pochino più violento, diciamo: finalmente non siamo più lì. Perché molto spesso, finché abbiamo avuto il nostro soggiorno a Villa Arpellice, la notte non si dormiva. Ci si diceva: cosa facciamo? Ci alziamo? Ce ne andiamo? E tutte le volte che sentivo sul tetto lo scrosciare più forte, ovviamente mi batteva il cuore. A quel punto per forza ci deve essere una tua scelta spontanea. Cosa fai? Puoi dormire tranquillo, te ne devi andare, ti devi alzare. E quindi ecco perché ho vissuto questa scelta come una giusta e logica risoluzione del problema. Bene, questo era uno stralcio di un filmato che era stato realizzato anche grazie alla diretta partecipazione del comune di Villa Arpellice, che ci aveva aiutato anche a contattare la famiglia e che comprende in realtà una serie di informazioni anche diciamo riferibili, sebbene come esempio alla Valpellice, più o meno a tutti i nostri territori montani. Quindi può essere interessante, se appunto qualcuno volesse vederlo per intero, è presente sul canale YouTube della città metropolitana, e le colleghe stanno mettendo in questo momento il link, tra l'altro, nella chat, quindi se volete prenderlo direttamente, altrimenti sulla YouTube della città metropolitana lo trovate, si intitola Territori oltre il dissesto, l'esempio della Valpellice, era stato realizzato col progetto europeo Alcotra Titicoco. Intanto io ringrazio anche la sindaca Garnier, perché come immaginavo ha fatto una relazione molto puntuale, non solo interessante, infatti sono arrivate anche dei complimenti per l'esposizione nella chat, ma anche molto di dettaglio. E questo può, come diceva lei giustamente, potrebbe sembrare un dettaglio superfluo, in realtà penso sia proprio questo dettaglio che può dare agli altri comuni che eventualmente
avessero appunto interesse ad approfondire la questione, può dare appunto informazioni maggiori, perché poi sono proprio questi piccoli, si fa per dire, dettagli che possono bloccare completamente il processo. Sicuramente bisogna dire che la sindaca e il comune di Villarpellice comunque sono stati molto molto coraggiosi ad affrontare una scelta che comunque ancora nessuno aveva fatto, però hanno dimostrato che si può fare, e l'intervista credo riporti proprio il fatto che alla fine è stato davvero un bene questa scelta, anche per la serenità delle persone. Io mi aggancio appunto subito proprio a questo discorso per leggervi rapidamente la domanda del comune di Coazze. In particolare Elena Paviolo, che è tecnico del comune, che chiede quindi: ci consiglierebbe di effettuare uno studio col CNR a prescindere dalle situazioni alluvionali come prevenzione? Non si potrebbe pensare a uno studio congiunto tra i comuni del contratto di fiume per alleggerire i costi? Io naturalmente lascio la risposta alla sindaca Garnier. Per quanto riguarda la suddivisione dei costi, dico già che, come abbiamo detto prima, se la volontà ci fosse, senz'altro sarebbe la cosa più interessante, ecco, da affrontare. Il tavolo della protezione civile, di cui parlava prima il vice sindaco Muro, forse può essere anche l'occasione per lanciare l'idea. Mi lascio la risposta direttamente alla sindaca. Ma la teoria è assolutamente sì. Dovremmo far studiare tutti i nostri territori in questo modo. Poi CNR, noi l'abbiamo fatto, cioè il Consiglio Nazionale della Ricerca. Certamente, ripeto, sarebbe, credo, molto utile. Ribadisco quanto detto prima. C'è, e lo dico come amministratore, come posso dire, le spalle in qualche modo coperte, e vuol dire che comunque in qualche modo c'è la possibilità economica, o qualcuno ti garantisce la possibilità economica, può essere il governo, può essere la regione, non entro in queste dinamiche, di riuscire a fare il passo successivo, o altrimenti bisogna solo essere tutti molto ben consapevoli che ricarichiamo le spalle dei comuni, dei tecnici, non solo dei sindaci, di un'enorme responsabilità. Non tanto, secondo me, sarebbero degli ottimi strumenti, diciamo così, se ci fosse la possibilità di mettere un punto zero, cioè da oggi in avanti, da quando io ricevo il piano in avanti. Allora, assolutamente sì, per piani regolatori e per quant'altro, per il pregresso, quindi come ci siamo trovati noi con abitazioni, quella che è proprio fatto i tre morti, era lì dalla fine dell'Ottocento, non sappiamo se era più vecchia o meno, ma fino a quella data lì siamo risaliti. Complicato se non si ha la certezza di poter riuscire ad arrivare fino in fondo, ecco. Poi ovviamente riuscissimo a farlo su tutto il territorio, contratti di fiume o non contratti di fiume, però deve essere chiaro a tutti che da questo, se da una parte porta una grossa conoscenza, dall'altra poi porta una grossa responsabilità. Vabbè, io ho finito, però continuo a non vedervi, quindi... Non si vede l'immagine sullo schermo? No, non mi vedo, ma l'importante è che voi sentiate, non è un problema. Ci siamo. No, grazie della risposta, che tra l'altro appunto già un po' si percepiva questo concetto durante la relazione, e penso che metta proprio un po' sulla bilancia il rapporto tra responsabilità, diciamo, del sindaco proprio in particolare in questo caso, e comunque di una gestione comunale, di un'amministrazione comunale, rispetto a un'eventuale conoscenza, perché come ci siamo detti più volte, quando poi la questione è conosciuta non si può più far finta di non conoscerla, e quindi
è davvero molto delicata. Quindi io personalmente sono pienamente d'accordo con le considerazioni fatte, ma questo non vuol dire che ci si debba nascondere, però vuol dire che ovviamente forse varrebbe la pena come dire, approcciare, approfondire le possibilità di procedere in questo senso prima di avventurarsi comunque negli approfondimenti necessari. Allora, io leggerei ancora una domanda che era invece per il vice sindaco di Volvera. Allora, chi c'è? Buonasera, sono Luca Piardi, consigliere di maggioranza del comune di Vinovo. Vorrei, se possibile, fare una domanda al vice sindaco del comune di Volvera. Premesso che il comune di Vinovo ha approvato il protocollo d'intesa ai fini del contratto di fiume del torrente Chisola e affluenti nel mese di aprile 2018, vorrei chiedere qualche informazione in più sulla cabina di regia di cui ha parlato in precedenza e sulle eventuali novità nel rapporto con gli enti superiori degli ultimi mesi. Lascio la parola al vice sindaco D'Onofrio se vuole dare qualche ulteriore informazione. Allora, relativamente alla cabina di regia, in una riunione avuta a fine nel mese di novembre 2019, in quella riunione lì era stata ipotizzata una composizione e raccolti dei nominativi. Era la stessa riunione nella quale si è iniziato a parlare della tabella di ripartizione dei costi. La cabina di regia al momento non è ancora stata nominata perché logicamente si intende far partecipare alla cabina di regia anche quei comuni cioè quei comuni che poi partecipano ai costi. Perché la posizione di stare dentro la cabina di regia e non partecipare ai costi credo che sia un attimo discutibile. Il comune di Vinovo, purtroppo, in una mail che ho ricevuto a firma dell'assessore Vignali, ha segnalato dei nominativi per la cabina di regia, ma ha detto che per problemi di bilancio non poteva partecipare ai costi e che se il non partecipare ai costi gli precludeva la possibilità di stare nella cabina di regia, il comune di Vinovo si sarebbe sfilato dal protocollo d'intesa del contratto di fiume. Questo è avvenuto via mail. Io ho poi risposto a questa mail rispondendo al sindaco con preghiera di trasmissione al dottor Vignali e dal 6 novembre 2019 io non ho mai più sentito e visto il comune di Vinovo, né via mail, né via telefonicamente, né tantomeno come partecipante alle riunioni che abbiamo fatto, che dopo novembre 2019, come dicevo prima, sono state soltanto due, una a febbraio e l'altra qualche settimana fa. La cabina di regia logicamente verrà nominata perché noi andiamo avanti, ma verrà nominata fra i comuni che confermeranno di partecipare al protocollo d'intesa e poi al contratto di fiume. Questo è lo stato della cabina di regia. Relativamente invece ai rapporti con gli enti superiori, logicamente chi è che partecipa alle riunioni ha l'aggiornamento su quelli che sono i rapporti con gli enti superiori e in particolare di una certa di importanza rilevante, cito due cose. Una è l'aggiornamento sullo stato della progettazione che abbiamo avuto dall'AIPO relativamente agli interventi che la medesima AIPO sta progettando lungo il Chisola e lungo il Rio Torto con la risoluzione del nodo Airasca Volvera None, ma non solo. Noi abbiamo avuto anche proprio la partecipazione nella riunione di febbraio
dell'AIPO, la quale ci ha aggiornato sullo stato delle cose, ci ha fatto vedere dei documenti e allo stato attuale il tutto non è ancora stato approvato definitivamente perché in regione c'è un certo organismo che si chiama Gruppo Portate che sta facendo delle valutazioni che sono propedeutiche all'approvazione del progetto. E invece l'altra azione che ritengo degna di nota come esempio di rapporto con gli enti superiori è proprio quella con la città metropolitana ed è proprio l'iniziativa a cui stiamo partecipando questa sera che fa parte del ciclo di formazione per i giovani amministratori che è un'azione a cui il Comune di Volvera ha partecipato come capofila del contratto di fiume e che ha esteso a livello di pubblicità e di informazione a tutti i comuni facenti parte del protocollo d'intesa. Benissimo, grazie per la risposta. Poi tanto immagino che avrete modo eventualmente di approfondire magari direttamente i dubbi o le questioni tra voi, al di fuori anche diciamo, in altri momenti, oltre questo momento. Allora, le domande sono terminate. Intanto ringrazierei tutte e tutti per la partecipazione, ma in particolare i tre comuni che si sono messi a disposizione, hanno dedicato il loro tempo questa sera per condividere delle esperienze che riteniamo possano davvero essere molto utili anche ad altri territori, ad altri comuni. Personalmente penso che la condivisione delle esperienze di ciascuno, perché come abbiamo visto stasera, ma penso che se dovessimo intervistare tutti i comuni della città metropolitana, ognuno avrebbe da raccontare un'esperienza particolare, una battaglia personale che ha magari vinto come amministrazione, come territorio, che potrebbe sicuramente arricchire l'esperienza e la conoscenza anche di tutto il resto del territorio. Quindi, come abbiamo già anche detto altre volte, questa esperienza che ci ha permesso di fare questo progetto è probabile che cercheremo di replicarla e di allargarla anche al di fuori del progetto, almeno nei contratti di fiume, sicuramente per creare diciamo, l'abitudine a scambiarsi le buone pratiche. Che probabilmente può davvero dare molto a ciascuno. E, intanto appunto nel ringraziare tutte e tutti, io do ancora appuntamento per giovedì prossimo, che sarà l'ultimo dei webinar di questa lunga serie che c'è stata e che sarà invece come webinar conclusivo un richiamo, una proposta, ecco, che vogliamo fare a tutto il territorio metropolitano, a tutti i comuni della città metropolitana, di collaborare con noi, e con noi ci sarà anche, oltre all'aiuto, diciamo, interno del nostro ente, della nostra struttura, a due neolaureati molto, molto in gamba che ci stanno dando una mano in un tirocinio proprio su questo lavoro e Legambiente che ha messo a disposizione i propri volontari del progetto Life Expo, di cui appunto si parlerà la prossima settimana, per la realizzazione di un catalogo territoriale delle riqualificazioni e compensazioni ambientali. Si chiamerà Catalogo Circa, abbiamo intenzione di renderlo strumento attuativo del prossimo piano territoriale generale metropolitano che è in via di redazione e vuole essere uno strumento di supporto a tutti i territori, a tutti i comuni che si trovino a dover gestire e investire fondi derivanti da qualunque progetto di riqualificazione, ma anche in particolare da quelli di compensazione ambientale,
che per vari motivi spesso i territori si trovano magari di punto in bianco a dover utilizzare, a poter utilizzare sul proprio territorio, ma troppo spesso le difficoltà burocratiche o legate magari alla mancanza di dettaglio di conoscenza di cosa si potrebbe fare e dove si potrebbe fare sul proprio territorio, rende magari complicato l'utilizzo di questi fondi. Quindi questo catalogo comincia a essere realizzato da ora, quindi da giovedì prossimo in particolare, perché vorremmo fare proprio lanciare l'iniziativa e la richiesta di collaborazione di tutti per raccogliere tutte le possibili aree o interventi di riqualificazione ambientale, di miglioramento ambientale, di disinquinamento che potrebbero essere necessari su ogni territorio, farne un catalogo, raccoglierli tutti e riuscire ad arrivare ad avere proprio una sorta di database, proprio di insieme di aree di interventi sui quali immediatamente la disponibilità economica legata alla riqualificazione ambientale si possa dare attuazione immediatamente. L'ho spiegato mo molto male perché sono stata troppo sintetica, ma appunto rimando per gli approfondimenti e per capirne un po' di più proprio a giovedì prossimo. Quindi invitiamo tutte e tutti perché riteniamo che possa essere un aggancio tra la teoria, cioè quella che a parte l'esperienza di queste ultime 2 giovedì abbiamo fatto in tutti questi webinar e la realizzazione della riqualificazione vera e propria del nostro territorio. Quindi è un'iniziativa che speriamo possa venire assolutamente incontro e a supporto della riqualificazione di tutti i territori comunali della città metropolitana. Ringrazio ancora tutte e tutti e ci vediamo giovedì prossimo. Grazie, buona serata, buon appetito. Buonasera, arrivederci. Buonasera a tutti. Buonasera. Ciao. Ciao, Ciao. ciao. Ciao.